Questo potrebbe essere definito data game, tranquillamente. Cosa? Allora, continuano. Continua, non ci ho mai giocato. Perché continua? Opzioni. Vibrazione dello schermo. Italiano. 1080, ci sta tutto, va benissimo. Non ci ho mai giocato, regà, non l'ho avviato per la prima volta adesso. Bella Bonghetto, grazie per i 9 mesi. Madonna, siamo vicini, oddio, al trailer. Regà, non ci ho mai giocato. Oh, se potete, allora, io di solito apprezzo il backseating e a volte no. Questo qua è il caso in cui non l'apprezzo il backseating, perché backseating significa che quando in chat ti stanno col fiato sul collo a dite tutto quello che devi fare. In questo caso, se ci avete giocato... Un altro sfidante sembra essere passato l'eternità. Forse hai dimenticato le regole del gioco. Lascia che ti rinfreschi la memoria. Gioca una carta a scoiattolo. Ora gioca tu da Merlino. Gli ermelini costano uno di sangue, occorre fare dei sacrifici. Una morte onorevole, gioca l'ermellino. I lupi richiedono dei sacrifici, non ne hai abbastanza. Suona la campana per terminare il tuo turno, per dare inizio al combattimento. Il tuo ermellino non ha rivali. Il numero in basso a sinistra è la sua potenza di attacco, 1. Termina ha inflitto un danno, l'ho aggiunto alla bilancia. Vinci se riesce a far pendere la bilancia completamente dalla mia parte. Così. Tocca a me. Il tormellino sta bloccando la strada del mio coyote. Il mio coyote ha inflitto 2 danni al tormellino. Ciò significa che la salute del tormellino diminuisce di 2. E se la sua salute raggiunge lo 0, la creatura muore. Questo gioco è molto Monkais. Tocca di nuovo a te. Scusatemi ragazzi, scusatevi, ci avete ragione. Ero... Poi mi dite che non segue il gioco. Boh, sto a seguire focussato. Bella Lotbar, grazie per 10 mesi, grazie amore. Puoi pescare dal tuo mazzo oppure puoi pescare uno scoiattolo. Ok. Che partita monotona. Oddio. Dove... Ah. Lupo richiede 2 sacrifici. Non temere, la bestia è stata sacrificata ma non è stata rimossa dal tuo mazzo. La sua sofferenza è stata reale ma non sarà l'ultima volta. Dato che stai imparando, salterò il mio turno. Di nuovo la stessa scelta, una carta casuale dal tuo mazzo o la certezza di pescare uno scoiattolo. Mancano i sacrifici per quella creatura. Se infliggi 3 di danno, metti 3 pesi sulla tua bilancia. Passo. Hai vinto questa partita. Ma non saranno tutte così semplici. Oh oh. Lascia che racconti la tua storia. Mia. Ah sì. Ti sei perso nel cuore della foresta. Davanti a te è comparso un unico sentiero. Le creature del bosco si sono avvicinate con esitazione. La vipera corrosiva. Il danno provocato dal suo morso velenoso è sempre letale. Il gatto è immortale. Se lo sacrifichi, il povero animale non muore. Solo uno può impreziosire il tuo misero mazzo.
gatto immortale. Un'altra creatura si aggiunge alla tua cara umana. Bello. Qualche creatura della foresta sembrava disposta a seguirti. Hai trovato un sacco abbandonato. Hai trovato uno scoiattolo in una bottiglia da rompere in caso di emergenza. E prendine un altro. Un altro strumento utile ti permetterà di usarlo per spostare il peso sulla tua bilancia. Serio? Tre oggetti sono il massimo che puoi trasportare. Va bene il volume così, ragazzi? Mi piaceva il suono. Hai subito un'imboscata mentre attraversavi un terreno incidentato. Mi hai sacrificato mentre stavo dormendo. Era la mossa giusta. Lo capisco. Forse. Mi aiuterai? Per ora stai al gioco. Ora puoi vedere le mie mosse in anticipo. Merda. Lupacchiotto. Astro nascente. Una carta che possiede questo sigillo assume una forma più potente dopo un turno sul tavolo. Cos'è? Che cazzo vuol dire? Fa attenzione al grintoso lupacchiotto, cresce in fretta. Il pipistrello volante si libera oltre le creature per sferrare un attacco diretto. Quindi praticamente io colpisco davanti a me, sto capendo bene il gioco? Ciao Davide, tutto bene, te che dici? Sta andando bene, no? Ok. Lui fa un attacco diretto a me. E io come lo piomo quello? Una carta che possiede questo sigillo colpisce l'avversario direttamente anche se ha una creatura di fronte. L'ammazzo. Merda. Ho vinto. Hai vinto. Ti sei messo. E si sei rimesso in cammino. Rimesso in cammino. Scendendo alle spalle. Il terreno è sanguinato. Sono andato bene, oh. Il docile passero. Una creatura volante poco costosa. Anche se debole. Ciao. Quindi, prendo il passero. Vai. Io voglio il suono di prima. Mi piaceva un botto il suono di prima. Nella nebbia hai trovato delle strane pietre. Sei stato costretto a scegliere un degno sacrificio. Un sacrificio che andrà perduto per sempre. Il gatto però non muore, no? Scegli me. Quale onore. No! Uno spettacolo accapricciante. Mora l'anima del gatto di gatto vive nell'ermellino. Quindi l'ermellino è immortale.
sei serio? La mira del mio totem incide sulle vostre mie carte. Incide sulle mie carte canide con il sigillo volante. Ma quanta roba è, però? Non si sta a capire in cazzo. È completamente folle, lo vedi, giusto? Non ha riguardo per le tue regole. Patetico. Seriamente. Mi tiene con sé solo per vedermi soffrire. Ma che cazzo vuole l'ermellino? Pipistrello e coyote. Ma c'ho il coyote pure volante, mo. Ma da quando non qua? Ma sto fortissimo, regà. Come mi ha conferito al mio coyote la capacità di volare. Ah, ok. Oh 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 oh. Poggers. Porco dici. Dai, sei da magazzo. Sto presissimo, ma non mi vedi che sto con gli occhi sbarrati? Grazie, Sedama. Mi infliggere ancora 4 di danno per vincere. Ok. Fatti. Ho vinto, no? Era il momento giusto. Grazie, Sedama. Notevole, vorresti ancora sopravvivere a questo calvario. Tocchiamo legno. Butta dentro il lupo che fa più danni. Vai. L'orgoglioso lupo, un feroce contendente. Guardate che io sui giochi di carte, in realtà, sono molto forte. Io ho una bella logica. Cioè, sono pigro. Però, se mi ci metto, divento molto intelligente sui giochi di carte. Solo che non me va. Ho sbagliato. Porca troia, ho sbagliato, volevo il corvo. Non è una cazzata! Sono molto bravo! Ma non è vero! Totem. Allora. Adesso il lupo vola. C'è una via d'uscita per entrambi. E da qualche parte in questa schifosa casetta. Silenzio, ti ridurrò a pezzi. Ok. Allora. Scoiattolo. Ermellino. Sei sicuro? Sì. Sì, sono sicuro, stronzo. No, aspetta. Cazzo, quello mi fa 4 di danno. Ho sbagliato, vero? Ho fatto una cazzata.
Merda! Bella Talman, grazie per aver benvenuto, caro. Quindi? L'unico modo per stempiare la mia delusione è tirare insegnamenti da questa esperienza. Alzati dal tavolo. Prendi il candeliere che si trova sulla botte accanto alla porta. Portalo qui. Codice Morse. È un codice Morse. Che dice? Che dice il codice Morse? Va bene, Ryan, ma... Ora rimettiti a sedere. Lascia che ti spieghi una cosa. Quello è stato uno dei due errori che puoi commettere qui. Se ne commetti un altro dovrò sacrificarti. Ora, dove eravamo rimasti? Ok. Qua c'è un falò e qua c'è sta questo. Andiamo qua. La vigorosa tartaruga di fiume è una difesa quasi impenetrabile. Il passero e l'agile cervo si muove dopo aver attaccato. Mi piace. Una raffica prodotta da questo ventaglio è in grado di sollevare in aria le tue creature, anche solo per un turno. Se lo ritieni necessario, con quelle puoi tagliare una delle mie carte. Scegliene una. Questa non ho capito cosa fa, però. All'utente, metti un peso sulla bilancia e il dolore è solo temporaneo. Un oggetto potente, se la giri salterò il mio prossimo turno. Ok. Ok. Mi è sembrato che gli alberi si chiudessero tutto attorno a te mentre scendevo nella nebbia gelida. In lontananza hai sentito il tintinio del metallo sulla pietra. Una figura zoppata si è posata sul tuo cammino. Era il prospettore. Sta facendo il prospettore di nuovo? Boss facile. Il mulo è cruciale. Coyote e mulo da soma. Tocca buttare giù questo. Alla fine del turno del proprietario, una carta che possiede questo sigillo si sposta nella direzione incisa sul sigillo. Quindi di testa, ok. Allora, ok, ok cosa? Poggers, ho vinto! Ah, c'ha due vite!
Che cazzo vuol dire? Il servo vuole due sacrifici. Quanto cazzo è alto il volume, porco mondo. Vai. Vipera di merda. Devo mettere... Vediamo che trovo un lupo. Merda. L'ho battuto, gli ho spaccato il culo. Permettimi di accendere ancora una volta le due candele. Non è il momento di ucciderti per adesso. Ma quindi non sarei morto? È da diverso tempo che qualcuno non sconfiggeva il boss. Come ricompensa ti è concessa l'opportunità di scegliere una carta rara. Scegli con attenzione. La sua forza bruta non ha bisogno di spiegazioni. 7-7. Il monotono cieco, forse troverei il modo di usarlo. Povero bambino abbandonato. Se viene sacrificato non muore, ma ha il coraggio di tentare. Questo serve 4 sacrifici, 7-7, quindi questo va tutto sulla forza. Questo sembra apparentemente un coglione. E lui? Cos'è quel 13 lì? Forse il cieco nasconde qualche potere incredibile. Hai proseguito con il suono del piccone del prospettore che ancora rimbombava nelle tue orecchie. Ma stai a scherzare? L'odore rancido di putrefazione e muffa ha impregnato l'aria umida. A ogni passo in avanti sentito rumori di creature che si scivano e scivolano nei paraggi. Ti sei incamminato con cautela nelle paludi. Allora, se vado a destra... Ci sono due carte... Con una carta con le gocce e qua invece punti interrogativi. Qua c'è sta questo che cos'è il totem e qua invece c'è sta gli oggetti e poi il boss. Vado di qua. Non scegliere una bestia specifica, ma il costo che desideri pagare. La rana toro. Sempre molto vigile e salta per bloccare la strada ai nemici volanti. Va bene. Gli oggetti. Le forbici. Il suo sanguinamento conferisce 3 di sangue se riesce a sopportare il belato. Boss fight. Sono io.
Che so quelle due api di merda? Ho sbagliato, vabbè. No, ho fatto bene in realtà. Perché? Andà bene, no? Merda. La mantide. Che prendo questa, dai. La rana d'oro, vedi, Poggers. Buona la rana d'oro. Cazzo, devo sacrificare. Vai! Però ho tankato! Sono stato bravo! Suka! Non ho vinto! Impossibile leggere l'effetto della capra. Perché no? Aspetta. Quando viene sacrificata una carta che possiede questo sigillo vale 3 di sangue invece di 1. Mi ha inflitto più danni di quanto ne servissero per vincere. Tuttavia nel mio gioco tali prudenze vengono ricompensate. Per essere precisi avrei un dente per ogni danno aggiunto inflitto. Al cacciatore potrebbe interessare il tuo bottino. Ho giocato bene, oh! Ho capito che fa la capra. Praticamente se la sacrifico mi dà 3, vale 3 invece di 1. Alce maschio, un regale alce. Le creature selvagge si spostano al suo passaggio. Molto interessante. Però questo costa 3. Questo se sacrifico la capra, lui lo posso mettere diretto. Vero? Cos'è sto rumore? Sottofondo al microfono, lo sentite? Ma che cazzo? Ah, la capra era monouso! Che è questo? Puoi scogliere una delle carte del tuo avversario, la carta viene distrutta e tu peschi una carta pelle. Ok.
E il cieco che cazzo fa alla fine? Che leggo? Ah, il cieco non costa nulla. Quindi ho fatto bene, no? Pelle di coniglio. Boh. Ok, adesso so cosa fa quella roba, ho capito. Mi sono staccato un dente per farlo. Ma la pelle di coniglio a che cazzo serve? Perso. Ma se perdo vado in game over, raga. Che delusione. Enorme labirinto di Tane. Genera un coniglio quando viene giocato. Non l'ho trollata. Si è imbattuto in un gruppetto di sopravvissuti. Con i volti scavati dalla si accalcavano intorno al falò. Hanno guardato il tuo gruppo di creature e ti hanno fatto il cenno di avvicinarti. Vieni, scalda una delle tue creature vicino al fuoco, ha detto uno. Scaldala vicino al fuoco, così potenzierai il valore di una di potenza, ha detto un altro. I sopravvissuti pulirsi la bava dalla bocca. Valore di potenza. Beh, il cieco. Senza una parola ha tirato il cieco, che via dal fuoco se ne sei andato. Il cieco assolutamente da OP. Ah, la pelle può servirti per difenderti, ok. Acquatico, una carta che possiede questo sigillo si immerge durante il turno del suo avversario. Mentre si trova nell'acqua, le creature nemiche non possono attaccare direttamente il suo proprietario. Posso? Ah, ok. Martin Pescatore, uovo di corvo. Allora.
Bella, Orso Mango, grazie per i 7 mesi. Mamma mia, raga, ma stiamo quasi arrivati, oh. Devo per forza andare. Ok, sono andati sott'acqua. Che famo? Mortacci vostra! Perso. E mo? Sei ancora morto, questo non è il purgatorio. Anche se potessi pensarlo, prima che esali l'ultimo respiro devo chiederti un favore. Vorrei un ricordo. La tua carta della morte personale. Al momento è piuttosto basilare, non trovi? Ci impegneremo per cambiarla. Voglio che sia un ricordo perfetto di te. Possiamo farne buon uso. Scegli una carta da cui ottenere il costo. In un'altra, questa volta sarà la sua potenza e la sua salute. Ora scegli un'altra. I sigilli. Non ti ho chiesto come ti chiami. Non resta che l'ultima questione. Il ritratto. Sei pronto? Non serve che sorridi. Già come funzionano le ossa. Ingegnere solo possum, costa 2 ossa. Guadagni un osso quando una delle tue creature muore, qualunque sia la causa. Eh? Ma che vuol dire? Ok. No! E l'ermellino non è più immortale.
fatto bene. Ho vinto. Backseating è quando consiglio a una persona cosa fare. Quindi ti chiedono di smettere di smettere, visto che Dada ha detto che non lo vuole. Ho fatto bianco colpo. Beh, non fa niente. Cazzato. Ho dimenticato la tua statuetta. Alzati e portamela. Io non capisco se questo gioco è scriptato o se c'è. È di fianco alla cassaforte. Cos'è sta roba? Non è scriptato. Guardati molto bene in giro e clicca un po' tutto. Ho fatto. O devo cliccare ancora di più? Non è scriptato, è inscription. Lesi le coyote, ma costa cosa ti aspettavi per quattro misere ossa? Quattro. Serpente a sonaghi, l'effetto è una creatura fragile, si riesce a sconfiggere le sozzane mostruose. Invincibile scarafaggio, ritorna nella tua mano dopo la morte. Interessante. Però costa quattro ossa. Perché mi parla tutta ossa? Aspetta, sonai è tosto, è incazzato, eh. Nuova meccanica introdotta. Non ho letto, vabbè. Qualche gettone di ossa per le notti piovose. Buono. La roccia potrebbe aiutarti a uscire da una situazione difficile. Cazzo. Prendo le ossa. La capra nera. Bella Rick, grazie per gli 11 mesi. Idea. No, un'idea del cazzo. Ok. Vado. Ok, ci sta. Mm.
Godo. Godo, godo, godo. Sono da bene. Quanti ce ne ho? Due. Dai, è andata bene. Se desideri ora puoi alzarti. Mi darà tempo per pensare alle prossime mosse. Non sono un tiranno, puoi alzarti ogni volta che la mappa non è srotolata. Mi dà tempo per pianificare il tuo prossimo incontro, ma tieni giù le mani dai miei averi. Questa potrei aprirla, quindi. Ma lui mi vede, sta là dietro, cazzo. Qua ci serve una chiave. Ho spento... Chissà. Aspetta. Quando è che si apre sotto? Quando è che si apre quello sotto? Dove va l'anello? Cosa che culo? E il cucù esce a luna o a mezzogiorno? Non so quando si apre quello sotto. Allora, questi sono i secondi. No, non lo so. Sì, filo. State a comprare le magliette? Forse va qua dentro. Però non me la fa usare. Ma il mio obiettivo è scappare da sto posto, presumo, no? Grazie, raga. Va bene, però. Grazie, Sigen. Ciao, Kotska. Costa. Sì, no, ma lo so che è bello questo gioco. Lo so perfettamente. Questi numeri qua non so minimamente... Non lo so. Serve una combinazione. Potrebbe essere... 3... Questa potrebbe essere. Magari mi darà lui degli indizi. La vivace mantide, le sue zampe raptatorie colpiscono sia a sinistra che a destra. Ma ha fatto la carta mia. La quintessenza delle capre, sacrificio d'eccellenza. Se lei muore ottenete di sangue, ok. C'è la mia carta. Ma questo so io. Ma sei serio? La capra comunque è troppo potente, raga. Non so se usa me stesso. No, usa la capra. La capra è OP. Tra l'altro non è un one shot, giusto? Oggetti, oggetti, oggetti. Bellissimo sto gioco, raga. Ok, scoiattolo, capra nera, sium e serpente a sonagli.
Lui c'ha passero e passero con ragno sopra, vabbè. E mettiamolo qua. Perfetto. Rana toro. Ok. Merda. La strada è stato fermato da un cacciatore che voleva sbarazzarsi delle proprie pelli. C'era qualcosa di inspiegabile nel suo aspetto, ma si è stato preso presto distratto dalla sua merce. Vuoi dare un'occhiata alle mie pelli? Prendi una pelle in omaggio. Ok. Visto che qualità. Vai di già? Prego, considera le mie pelli. Non c'ho i soldi. Non ho i soldi! Però ha accennato che la commerciante più avanti sul sentiero ti avrebbe ricompensato per le pelli. Attenzione. Roccia, scoiattolo, mi fa sempre comodo. Merda. Sai che sono morto, eh? Coyote, lupacchiotto. Giocato male! Cazzo! No. La rana toro va. Ferma quelli che volano, no? Cazzo, però non lo posso mettere qua. Così una dritta, vedo nel passato una vittima, scrivere un codice nel regolamento.
dai! Sei allo stremo delle forze. Sì, lo so, Improsneo. Certo, Imperial Mega Man. Ma il fatto è che da tanto tempo lo volevo fare. Quando era uscito, soltanto che so un coglione, non li faccio mai. Ma tu non sei ancora morto, resta fermo. Incredibile capacità di selezionare casualmente le carte. Non è vero! Dove avrò messo la mia macchina fotografica? Patetico, davvero pensavi che avrei lasciato dentro il rullino? E te di cosa sei capace di fare quella macchina fotografica? Dammela! Questo è un momento da ricordare. Ammira la tua carta della morte. Cominciamo a scriverci sopra? Merda. Ci metto. I sigilli? Sopra che ci scrivo? Non ti ho chiesto come ti chiami. Riponevo grandi speranze nell'ultima persona che ci ha sfidato. Perché perdo tempo a cercare di insegnarti? Imparerai strada facendo, oppure morirai. Il tuo mazzo iniziale. Nel regolamento ha detto 2, 7, 3. Cimice. Da quella cripta di ferro. C'è l'ermellino nei dintorni. Il lupo rachitico. Questa follia deve finire. Mettila via. Una chiave. Che vuol dire? Che cazzo devo fare? Me l'ho dimenticato di averla messa lì. Bene, puoi aggiungere al tuo mazzo. Ogni tanto ne darò una via. Questo invece? Questo non ci può andare. Così. Ok. Oh, non sto a capire perché. Aspetta, è lui che mi fa danno a me, quindi. No, non l'ho fatto a caso. Ho fatto il calcolo. Ok. Suca! Sto cazzo! Le formiche sono creature formidabili. Molto bene, aggiungerò al mazzo che renderò più disponibile.
Hoggers. Ah, così è tutto zero. Così è tutto zero. Questa non torna su. Ok. 3 4 Questa non stiamo a venire su né giù. Allora vattene a fanculo. Non so capire. Cazzo, arrivo a 4. Aspetta. No, così prendo. No. Perché arriva a 4? Scusa, eh. Con chi faccio i danni? Devo fare 5, lo so. Niente, questo qua non riesco a capirlo, raga. 4 3, non riesco a capirlo questo. Non riesco a capirlo. Quello sotto attacca quello sopra. Ok, quindi devo fare i danni con quello sotto. Quindi per vincere questo non si può muovere. Questo è queste sono le vite, giusto? La formica poi tra l'altro. Allora, così gli entra 2. Questo stiamo a 4, giusto? Gli entra 2. E gli entra 1. Quindi stiamo a 3. Lupo ingabbiato. Interessante. Attenzione. Se non incontri lei, questa scultura di legno non ha significato. Col tempo comprenderai il suo potere. Fatti tutti. Tardi, regà. Devo andare. Salva la partita, sì.